amministratore delegato di Eni S.p.A. firmano l'accordo della realizzazione del progetto di costruzione geologica di Satai e progetto di costruzione di cantiere navali, riparazione navale nella località di Turin. Your result of your present that is impossible. How would you think to change? Very good. Very good. Obviously, after 100 days I decided to invest in this. Il Kazakistan svolge e ha svolto un ruolo fondamentale nella stabilità e nella modernizzazione di questa regione. Noi come Italia siamo grati per questo lavoro e lo siamo grati anche a nome dei nostri partner europei, sapendo che dal 1 luglio l'Italia assumerà la presidenza di turno dell'Unione Europea e speriamo di poter concludere gli accordi già in corso di definizione proprio durante la nostra presidenza. Grazie al governo kazako per la partecipazione Expo 2015, si collega all'Expo di Astana del 2017 e si collega anche alla idea di investimento in sostenibilità, in agroalimentare, che è un settore al quale teniamo molto. Oggi abbiamo firmato un accordo importantissimo per il petrolio di oggi, ma c'è un altro, sono tante risorse che ha il Kazakistan. Quella che noi riteniamo più interessante, sulla quale vogliamo lavorare insieme, è proprio tutto il tema legato all'agroalimentare. Quindi benvenga l'investimento importante di Claudio Descalzi del gruppo Eni, un investimento molto oneroso, molto significativo per investire sul domani. L'accordo firmato da Iveco del gruppo Fiat, una realtà storica in Italia, le occasioni di coinvolgimento che già riguardano alcune aziende italiane, Salini, Talcementi, Finmeccanica, Corupinione, Tenaris, Alenia e tante altre, ma la cosa che più ci sta a cuore è quella di poter affrontare insieme, ne abbiamo parlato, le questioni geopolitiche internazionali, quelle aperte un pochino più complicate in questo momento e quelle che ci saranno. Allora, oggi con molta gioia abbiamo assistito a questa firma di accordi. Caro Presidente Nazarbayev, non è che l'inizio, l'Italia ha voglia di lavorare insieme e lo faremo nel rispetto delle culture dei nostri due popoli, nelle differenze e nelle cose che ci uniscono, con la convinzione che il nostro mondo ha bisogno di paesi in grado di assicurare stabilità e pace.